e queste immagini del figlio dell'uomo che dà la sua vita, quindi sempre il tema sacrificio di noi stessi per illuminare il mondo, salvare il mondo e anche creare, si può dire, una nuova costellazione nel cielo, perché anche nella mitologia antica le costellazioni erano, si può dire, ingrandimenti delle opere eroiche degli uomini sulla terra. E quindi questo rappresenta questo, si vede anche la sagoma di qualche forma di croce qui. E il mio modo di esprimere un po' anche la mia devozione personale a Cristo risorto e anche alla Sindone di Torino, dove noi vediamo quell'immagine bruciata misteriosamente sulla tela di lino, e queste immagini di polvere suggeriscono qualcosa di quel grande mistero meraviglioso della tradizione. Adesso che sto scrivendo sul corpo di arcobaleno, sto anche scrivendo e ricercando la Sindone, perché ci dà molti punti di contatto e suggerimenti per la produzione di un corpo trasformato delle persone sante. Nei nostri tempi sta subendo un martirio, un sacrificio, e un sacrificio spietato, come anche Gesù ha sofferto sulla croce. E quindi ho pensato, per una mostra con Gino e Gianfranco a Napoli, di creare un reliquario che poteva comunicare, anche in una forma non del tutto seria, il mistero di un mondo naturale che è così martoriata che non si può più toccare la vera terra, le vere piante con le nostre mani, perché viviamo in ambienti di cemento armato. E quindi dobbiamo mettere quei frammenti che rimangono disponibili a noi in un reliquario dove, come una persona devota, si può baciare e strofinare per venerare quel che adesso non c'è più nel nostro ambiente. E quindi qui abbiamo oggetti naturali in un reliquario, e poi la forma stessa è presa da un vero reliquario che abbiamo in parrocchia. Però ho creato qualcosa che un po' tipo cartone animato, per suggerire qualcosa anche dell'ironia di questa situazione in cui l'uomo quasi deve mettere la natura in uno zoo o un giardino botanico per venerare queste cose, invece di vivere con le mani e con i piedi nudi, no? Nella vera terra, dove cresce ancora in alcune zone questa bellezza e questa ricchezza. Nella nostra mostra abbiamo tentato anche di suggerire la continuità nei nostri tempi di una tematica arcaica nelle religioni, cioè l'idea che in certi momenti la realtà stessa, il divino, si rivela, e l'artista in qualche modo, o il poeta, o il pittore, o il musicista, o la persona che fa coreografia, no? Queste persone ricevono questi messaggi dall'aldilà e incarnano questi messaggi in un testo, in una danza, in una poesia, in qualche melodia. E quindi durante un ritiro che ho fatto sulla costiera di California ho iniziato questo libro ricevendo in quel giorno certe ispirazioni fortissime. Una delle cose più belle di quella giornata era che per l'intera giornata, seduto sulla spiaggia con i colori e l'inchiostro a fianco, il sole ha tracciato una traiettoria attraverso le nuvole di ghiaccio, incessantemente generando archibaleni circolari per l'intera giornata. Una cosa che io personalmente non ho mai visto in tutta la mia vita. Arcobaleno sì, ma questo tipo di arcobaleno, e corrisponde anche all'idea del corpo di arcobaleno e tutte queste altre cose che sto sempre studiando, da cui parlo spesso. In quel momento ho visto questo. Era quasi come la ruota della medicina degli indios dell'America, manifestandosi in continuazione sopra la mia testa.
E mentre facevo questa meraviglia cosmica, io scrivevo, e scrivevo quasi con una fluidità anche per me insolita. Questa pagina però che abbiamo lasciato aperta è un messaggio, la distillazione un po' di quelle pagine precedenti, in cui ho scritto un mantra in più lingue dell'amore di Dio che si rivela in questa maniera. E quindi in inglese, in francese, in italiano, ispirato dalla grande poesia di San Giovanni della Croce, in una noce oscura, nella notte oscura, che parla dell'unione tra l'amato e l'amata. E quindi anche nella poesia a fianco, parlando di Eti Hilesum, l'ebrea che ha coinato l'espressione la vita è bella, anche in mezzo ai campi di concentramento, ho messo la riga del suo amore per lo psicoterapista Julius Speyer, parlando dell'amato e dell'amata. E da questa tappa possiamo riconoscere quindi il titolo della nostra mostra. Okay. Samprayoga, Divya Samprayoga o Divina Congiunzio. Okay. Cioè l'unione tra uomo e donna, l'unione di amore, l'unione tra cielo e terra, tra Dio e l'uomo. E quindi in questi simboli cominciamo a riconoscere che c'è una armonia, una compatibilità nelle cose opposte, le cose diverse. In quell'alterità riconosciamo l'esplosione di verità. E così cominciamo a capire che cos'è nei nostri tempi la rivelazione, no? Che cos'è quando la realtà si presenta a noi in una forma irresistibile, e l'artista è colui che deve mediare questa realtà. Grazie. Qui abbiamo un'immagine in colore di polvere e sabbia colorata, che rappresenta proprio Divina Congiunzio, Divya Samprayoga. E quindi abbiamo la figura mezzo uomo, mezzo donna, presa dalla tradizione hindu. Spesso si rappresenta anche la divinità Shiva Mahadeva in questa forma. Noi abbiamo adattato la simbologia di questa forma per esprimere quest'idea della rivelazione in mezzo alle cose opposte, o le cose che rappresentano l'alterietà. Alla fine della mostra noi faremo la dissoluzione, come abbiamo fatto anche con l'immagine di Prajapati a Napoli. E dovremo fare anche qualche mantra di impermanenza per rappresentare il fatto che la polvere non è una materia artistica permanente, ma infatti impermanente, e rappresenta quindi anche il fatto che certe volte le rivelazioni sono comunicate non per sempre, ma per salvare un momento particolare della storia umana. E quindi questo è stato, come ho detto anche nella mia esperienza personale, no? Quante volte il terremoto o lo sconvolgimento della vita provoca dentro di noi un cambiamento energetico che eleva e libera la nostra coscienza, la nostra consapevolezza delle cose come sono. E quindi adesso cantiamo quel mantra, vediamo se riesco a fare, perché anche a Napoli c'era un momento di pausa, ricordate? Vero, vero. Om ye dharma hetu prabhava hetu tesham chayo nirodayam vadi maha shubanaha svaha. Om ye dharma hetu prabhava hetu tesham chayo nirodayam vadi maha shubanaha svaha. Om ye dharma hetu prabhava hetu tesham chayo nirodayam vadi maha shubanaha svaha. Om ye dharma hetu prabhava hetu tesham charo nirodevam vadi mahashramanaha svaha. E questo è mahashramanaha, cioè il grande monaco che è il Buddha. E quindi tutto va insieme. Ok. Grazie, grazie Francis, grazie.